grass on the lawn, tacks on the floor, and the TV's on. There's a blade by the bed and a phone in my hand, a dog on the floor and some cash on the nightstand. When I'm all alone, the dreaming stops and I just can't say. La moda è simbolo di provocazione? Ma di solito sì, dovrebbe essere invenzione, anche perché è effimera, appena scende la passerella non fa più notizia. Ed è, io ammiro moltissimo questi miei amici, praticamente tutti, che hanno costruito degli imperi sulla fantasia, sulla bellezza, sulla perfezione. È difficilissimo, credete, avere idee. Infatti c'è tutto un revival, però c'è chi lo fa bene e chi non lo fa bene. Devo dire che per essere insomma, siamo quelli più fantasiosi, ecco, infatti tutto il mondo ci invidia la nostra moda. Rapporto con la moda. Il mio rapporto con la moda, vorrei che fosse migliore, cioè vorrei poter indossare quello che vedo. Purtroppo non lo posso indossare, lo devo modificare. Comunque è sempre una cosa importante assistere a una sfilata bella, importante. Come definisce la sua moda? Una moda femminile, naturalmente. Una moda femminile piena di idee, di messaggi.
una donna hippie che diventa via via una gypsy, quindi ho coniugato i due aggettivi diventando una donna gypsy. È veramente libera, libera di mettersi i jeans, i calzoni a fiori, le casacche, i cinturoni, ma sempre con gli stivali. I tacchi a spillo non sono più così importanti nel 2001 con i tempi che corrono, ma gli stivali, perché una donna deve essere molto forte in questi tempi.